Buongiorno ragazzi, Doc Andrea Rebi, sono qui con voi e che bello questo nuovo canale. Benessere e attualità, un giusto mix. In effetti, perché questo canale? Lo ripeto per chi non avesse visto il precedente video fino alla fine. Perché ci sono tante cose, che vale la pena di condividere, perlomeno questa è la mia impressione del momento. Siccome sull'altro canale, come sul mio gruppo Facebook Ketogenic Italy con la K, parlo essenzialmente di nutrizione e nello specifico di dieta chetogenica in qualità di medico, con questo canale posso dire diverse cose. Con questo volevo parlarvi adesso di una cosa importante, perché sono al sole, perché voglio sintetizzare un po' di vitamina D. Ebbene sì, la vitamina D che peraltro se ne parla tanto e forse uno avrebbe magari voglia di chiudere subito il canale, chiudere subito il video, ma è importantissima. Innanzitutto non è una vitamina, bensì, ebbene sì, è un ormone. E perché è importante? Perché innanzitutto regola la risposta immunitaria. Una volta, ed è scritto ancora sui vecchi testi di medicina, il malato tubercolottico era mandato al sole, era mandato in località soleggiate proprio perché migliorava la sua risposta immunitaria. In tempo di coronavirus è importante sottolineare come venga mediata e a volte mitigata la risposta infiammatoria. Infatti, quando la risposta infiammatoria è eccessiva, un po' come nelle malattie autoimmuni, la risposta diventa dannosa per l'organismo. Quindi io sono l'organismo che ospita l'infezione batterica o virale, in questo caso il coronavirus, un virus, e sparo con un mitra il virus danneggiandomi gli organi. Abbiamo una tempesta di citochine, in maniera particolare l'interleuchina 6, che è molto pro-infiammatoria, troppo, per cui innesca una cascata appunto infiammatoria. Relativamente si chiama così cascata infiammatoria perché una molecolina va ad attivare l'altra a cascata, innescando quella che poi è una vera e propria esplosione dannosa per l'organismo. E questo è importantissimo, una buona risposta immunitaria. Vediamo che solitamente ci si ammala di infezioni virali, batteriche, la classica influenza. Tanto per fare un esempio banale, ci colpisce di più quando? D'inverno, oppure colpisce maggiormente alcuni paesi che, diciamo, per lunghi periodi di tempo non vedono il sole o lo vedono molto molto pallido. È importante l'esposizione proprio perché i raggi che sono quelli UVB, quando non abbiamo la protezione, sembra la protezione non funziona, basta una mezz'oretta ogni tanto che sintetizziamo una bella quantità di vitamina D. In effetti, è una vitamina D che è una vitamina che è un ormone che è molto difficile assumere con la dieta. Ritorniamo un pochettino al discorso patologie. Un altro grosso e importante effetto noto è quello di protezione nei confronti dei tumori, ma è anche importante nel proteggere da malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, quindi infarto miocardico per fare un esempio stupido e ictus per farne un altro. Ma per me che promuovo una dieta a bassissimo tenore di zuccheri per tenere a bada la glicemia, sappiate che la vitamina D è molto importante anche per questa funzione, quindi tiene molto a bada la glicemia. In realtà è un antidiabetico naturale e come ben sappiamo il diabete per contro avrebbe come complicanze quelle micro-macroangiopatiche, quindi andando a colpire arterie, arteriole, arterie di diverso calibro, quindi dalle arterie, le coronarie, quelle del cuore, quindi causando l'infarto miocardico, a quelle renali, causando l'insufficienza renale. È quindi estremamente importante esporsi al sole per avere dosaggi ottimali. Dosaggi minimi sono quelli indicati di 30 millimoli litro, ma un buon dosaggio, diciamo, che per essere sufficiente deve essere di circa 50 millimoli litro, io direi almeno.
negli alimenti ce n'è poco, quindi se non abbiamo l'occasione come me di esporsi al sole, magari anche se fa freddino si può sopportare in qualche nicchietta protetta dal vento, altrimenti bisogna affidarsi a integratori o farmacia. Uno dei più conosciuti è il di base, ma ce ne sono tantissimi ad alta concentrazione. Con questo ho finito la mia breve dissertazione, sperando di non avervi annoiato. Se vi è piaciuto mettete un like, mi piace, iscrivetevi, mettete la campanellina per essere avvisati circa i successivi video. E una buona serata a tutti, Doc Andrea Rebis, ciao!